dal Pireo. Dice, sì, tutti ammirano la mia barca, sono già 8-10 clienti. In Grecia non so che si vendeva molto, i mercati più grandi erano la Francia, l'Italia, Stati Uniti. E disse a tutti, dicono, sono le più belle barche, c'è niente da dire, però hanno un difetto. Non lo dica, per carità, vogliamo rimediarsi a un difetto. E dice, hanno un difetto, che vanno a fondo. E come vanno a fondo? Dicevo, qualcuno ci ha messo l'acqua, no? Allora, vabbè, mandiamo subito un tecnico a vedere com'è. Nel giro di 10 giorni arriva un altro telefonato da Capri, un altro telefonato da Monte Carlo, barche che vanno a fondo. Il cantiere non riesce a capirne il motivo. I materiali erano stati testati e collaudati in collaborazione con il Politecnico di Milano per quanto riguardava le leghe di metalli. Il fasciame è sottoposto ai più massacranti test. Questo compensato marino, che era un osso veramente, no? Pur essendo